Siamo andati alla scoperta di luoghi unici ed incantevoli del nostro territorio. Questa volta vi mostriamo il Castello dei Conti d'Aquino a Rocca Secca in provincia di Frosinone. Gemma Giovannelli. Dieci minuti buoni a piedi sul crinale del Monte Asprano per raggiungere un'oasi di pace e di straordinaria bellezza. Le rovine del Castello dei Conti d'Aquino di Rocca Secca, uno dei luoghi di maggior pregio paesaggistico dell'intera provincia di Frosinone. Castello che fu edificato nel 994 e dove è nato San Tommaso d'Aquino tra il 1224 e il 1225. E in quella torre invece si narra che San Tommaso d'Aquino sia stato imprigionato dalla sua famiglia per indurlo a lasciare l'abito domenicano. Memorie storiche che si fondono con i profumi della natura. Siamo stati prima a Monte Cassino e volevamo vedere i luoghi soprattutto legati alla figura di San Tommaso, quindi siamo qui soprattutto per lui. Già guardarlo da lontano dà un'idea sì, di pace, di vita ritirata, non so, di qualcosa di spirituale, ecco. Un'esperienza unica, la visita alle rovine del Castello dei Conti d'Aquino, che si può prenotare telefonando al comune di Rocca Secca. Qui si cerca e si ottiene un turismo esperienziale. Le persone vengono perché vogliono calpestare le stesse strade che furono calpestate da Tommaso d'Aquino in tenera età, vogliono ascoltare gli stessi rumori, organizziamo dei percorsi a tema e quindi permettiamo ai turisti di incontrare dei personaggi vestiti in abiti medievali che ricostruiscono in qualche modo la vita di Tommaso d'Aquino in questi luoghi.